C'è sempre tensione intorno alla Ruzzoreti, anche all'indomani dell'approvazione del bilancio 2019 avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri in una assemblea nella quale al momento del voto sono usciti il sindaco di Teramo ed altri 8. Erano presenti in 26, i quali hanno dato il loro sì. Un bilancio veritiero, affermano i componenti del CDA, che rappresenta una lenta ripresa dell'ente, pur restando criticità ereditate dalle gestioni passate. È un bilancio che è stato approvato all'unanimità dei presenti, non ci sono stati voti contrari, quindi a testimonianza della positività di questo bilancio e che comunque presenta delle evidenti criticità che si porta dal passato, però finalmente siamo indirizzati su un percorso virtuoso di buona amministrazione. Mettiamo da parte quelle polemiche sterili dove io non sono voluto intervenire, che hanno visto coinvolti diversi sindaci autorevoli. È stata una relazione da parte del presidente e del direttore molto esaustiva. Sappiamo che il percorso è ancora lungo, sappiamo che la Ruzzoreti ha diverse problematiche, ma da quando si è insediato prima il consiglio di amministrazione presieduto dal presidente Forlini e oggi quello dell'avvocato Cognitti, stiamo lavorando veramente in una direzione che è quella che tutti quanti riteniamo migliore. Stamani però il primo cittadino di Teramo, Gianguido D'Alberto, in rappresentanza anche degli altri sindaci che non hanno partecipato alla votazione, ha illustrato i contenuti di una mozione presentata ieri in assemblea, nella quale sono spiegati i motivi che li hanno indotti a non votare il bilancio, chiedendo di riscrivere il piano industriale, l'unico modo, dice D'Alberto, per salvare il Ruzzo. Il piano industriale che è stato approvato è ormai inadeguato per la situazione che si vive e soprattutto per le modalità di gestione della società anche attuale, che ovviamente stanno determinando solo esclusivamente un incremento dei costi operativi, dei costi di produzione, con particolare riferimento ai costi del personale, più 700.000 euro rispetto al 2018, più 3 milioni di euro rispetto al parametro del 2011, che poi è quello sulla base del quale viene calcolata la tariffa. Quindi vuol dire che attualmente, anche in proiezione, si prefigura per l'aumento dei costi del personale, costi di produzione, costi di gestione, quindi spesa corrente, non spesa per investimento, un incremento della tariffa che ovviamente si scaricherà, come si sta scaricando, sui cittadini. Questo non possiamo assolutamente tollerarlo. Il rischio è che si arrivi al 2023 in una situazione che non consenta il parere favorevole alla prosecuzione dell'affidamento alla società in-house, che è una società quindi fatta da soci, da sindaci, interamente pubbliche, che gestisce il bene acqua. Chiediamo quindi l'immediata riscrittura del piano sotto forma di un piano di risanamento a tutela della società, a tutela dei cittadini.